Presidente, presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione, lei è stato chiarissimo, ha detto puntiamo a 3.000 abbonamenti, è un obiettivo ambizioso, da dove nasce questa sua convinzione? L'obiettivo è molto ambizioso, ma nasce da tutto il progetto che da mesi noi stiamo preparando con tutte le difficoltà che ben conoscete. La campagna acquisti mi sembra che è stata accettata dai tifosi di buon grado e sono contenti. Io avevo promesso che l'asticella si doveva alzare, l'abbiamo alzata, ma ancora va completata. Ecco, ovviamente parlava di mercato, no? Ovviamente c'è anche grande entusiasmo, anche nel corso della prima amichevole tanti tifosi, insomma, certo. I tifosi sperano appunto in un Arezzo di vertice, e quello che stiamo vedendo da questo mercato sta andando in questa direzione. Il progetto è quello, deve essere un Arezzo di vertice, perché fino ad oggi ha avuto sempre una posizione che non gli compete, quindi io sono scaramantico, non voglio fare pronostici, però c'è tanta buona volontà e mi sembra tanta carne messa sul fuoco, sulla brace, come oggi dite. Sarà il ritiro con la squadra? Adesso vado dalla squadra perché purtroppo finora non l'ho potuto fare e ho voglia di conoscere, di parlarci, di scambiare qualche opinione. Ecco, sto vedendo che sta facendo crescere la barba, è un po' adesso la moda, dopo l'arrivo di Moscardelli, sta facendo contagiare anche lei. Sì, è un fioretto, faremo come Moscardelli. Obiettivo già passare il turno domenica con la Carrarese? Quello mi pare scontato. Poi questa cosa della Carrarese io onestamente non l'ho capita, nel senso è fallita, non è fallita, è commissariata, i giocatori se ne sono dati, chi scende in campo eccetera eccetera, io questo ancora non l'ho capito. Okay. Siamo stati spiegati. Si capisce veramente.